Sì, grazie Presidente. Io non parteciperò al voto di questa mozione per diversi motivi. Innanzitutto nella formulazione è, diciamo, carente di alcune parti essenziali. Si parla di parità di offerta economica e non ci troviamo in queste condizioni. E poi, il secondo e più importante punto è che ci troviamo davanti all'ennesima strumentalizzazione. Evidentemente qualcuno che fa opposizione sia al governo che qui in Roma Capitale è abituato a queste strumentalizzazioni, purtroppo rimanendo a livello superficiale, sperando poi che i cittadini non lo seguano nel dettaglio di quello che va a enunciare. Rimaniamo agli slogan del tipo prima gli italiani, senza poi rendersi conto di chi sono gli italiani. Gli italiani non sono solo coloro che forniscono il servizio, ma sono anche i cittadini che ricevono il servizio, che fruiscono dei buoni pasto. Ecco, quindi la consigliera Meloni dovrebbe lavorare meglio qui al comune, magari essendo più presente, entrando meglio nello specifico delle cose, altrimenti rischia di fare degli interventi fuori luogo, insomma. Secondo me o è mal informata o non è interessata alla verità. Beh, innanzitutto i fatti, si tratta di un'offerta migliore e non di una a parità di offerta. Il vincitore ha fatto un'offerta economica migliore e non solo, ha permesso di dare un'app ai fruitori di questi buoni pasto che in questo modo possono avere immediatamente tramite questa app accreditati questi buoni pasto sul loro cellulare e andarli a spendere. Questo è un vantaggio di due tipi, uno l'immediatezza e l'altro è le riduzioni di costi e di impegno della polizia locale che avrebbe dovuto portare i buoni pasto cartacei nella casa di tutti coloro che hanno i requisiti e necessità. Quindi, a nostro avviso, noi lo ribadiamo, veramente una strumentalizzazione che non ha veramente motivo di esistere. Bisogna entrare nel merito delle cose e io non parteciperò al voto perché questa mozione è invotabile. Grazie, Presidente.